Ciao bellini, benvenuti o bentornati sul mio canale e in un nuovo video, Room Decor! Per realizzare questo primo DIY occorreranno delle lucine a batteria come questa che ho acquistato da Primark a soli 2€ e un bicchiere di plastica trasparente con il tappo, per intenderci come quello del frappè. È molto semplice, dovrete solo far passare delicatamente il cavo luminoso all'interno del forellino per la cannuccia, lasciando all'esterno l'interruttore. Poi basterà inserire tutto il cavo all'interno del bicchiere. E chiuderlo. Io sto usando questo di Starbucks, che è un ricordo di Londra. Trovo sia un DIY semplicissimo, ma di grande effetto. La sera è bellissimo accenderlo, per creare una delicata luce soffusa. Se come me avete scelto una rella armadio a vista, vi consiglio di organizzarla utilizzando delle grucce tutte uguali, per renderla meno caotica. Io poi riordino tutti i capi per colore, per ottenere un effetto ancora più ordinato. Per decorare la testata del letto ho utilizzato queste lucine bianche a forma di cuore, che ho acquistato da Maison du Monde e che ho semplicemente posizionato e attaccato con dello scotch di carta alla parte superiore della testata, stando attenta a nascondere il nastro di carta. Un letto ben fatto dà sicuramente un effetto curato alla stanza. Tutte le mattine dopo aver fatto areare per bene, io e la Minou rifacciamo per bene il letto. Iniziamo dalle lenzuola per poi passare al piumone e ai nostri adorati cuscini e cuscinoni. Tutto è coordinato usando le stesse nuance della camera, per un tocco ricercato. Ho scelto di decorare questa parete sfoglia con questi quadretti minimal dorati, creando una composizione di stampe adatta a me e al mio stile. Sempre riprendendo la palette di colori della stanza, ho scelto di inserire anche i pack esterni di due tra le mie palette preferite e dei due profumi che uso di più. Vi ricordo di taggarmi su Instagram se decidete di realizzare questi DIY e di postarli. Bellini, spero che questi miei 5 consigli, 5 DIY, non so, chiamiamoli come volete, per decorare la stanza vi siano piaciuti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, come sempre. Visto che non ve l'avevo chiesto durante l'intro del video, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per sostenerlo e di attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Vi ringrazio di essere stati con me fino ad adesso, spero che questo video vi abbia perlomeno intrattenuto qualche minuto. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao bellini!